Sono al telefono con Marilu Mastrogiovanni, che è niente po' po' che la giornalista che ha per prima scoperto la faccenda degli ulivi e della xylella, lo scandalo, l'emergenza. Adesso ci racconterà tutto dalla sua inchiesta. Poi è partito tutto, compresa successivamente anche l'inchiesta della Procura di Lecce. Ci sei, Marilu? Ci sono, ciao Sabina. Grazie di essere intervenuta in questo nostro dibattito sugli ulivi del Salento che va avanti da un po' e per sfatare anche le polemiche, le bugie che vengono dette sui giornali, al di là delle, insomma, degli attacchi pretestuosi come quello del giornale che pure tu avrai letto. Sì, ho letto l'attacco del giornale, ma è troppo facile buttarla in caciara perché Esattamente. ovviamente nel polverone poi si nascondono le notizie vere e le bugie che vengono dette in Esatto, primis esatto. purtroppo dai giornalisti quando non verificano neanche quello che scrivono. Non Io credo verificano che quello che questo sia il scrivono e poi momento. quello era proprio pretestuoso. Addirittura prendevano a pretesto la questione degli ulivi per dire che pure la trattativa è stata mafia, una bufala con quella logica implacabile che li contraddistingue, ma insomma, temi che evidentemente li toccano. Per arrivare invece alle Certo. bugie, allora dimmi se mi sbaglio, se ho capito bene. Allora, innanzitutto, non sono tante le piante malate. Su un campione di 13.000 e passa, ne hanno trovate 242, corretto? Sì, Sabina, questi sono i dati ufficiali che vengono da documenti ufficiali dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto alla Regione Puglia, al commissario straordinario, di fornirci il totale degli alberi monitorati e di quelli malati, ma non abbiamo avuto risposta. Ok, due, non è detto che queste piante malate siano malate di xylella, corretto? Sì, non c'è la prova di patogenicità, significa non c'è la prova del E 9. questo chi lo dice? Lo dice l'Europa, tra l'altro, sbaglio. Questo lo dice l'Europa in un importante rapporto, si chiama EFSA, ma soprattutto lo dice, lo ha detto a me Marina Barba del Centro Ricerche Agronomiche del Ministero, quindi una fonte ufficiale, il CRA del Ministero è il centro che coordina tutte le ricerche agronomiche in Italia. Perfetto. Tre, non è detto che anche se fossero ammalate, di qualsiasi cosa siano ammalate, di xylella o altri funghi, queste piante si debbano sradicare perché molto probabilmente si possono curare, qualcuno già li sta curando. Allora, che si possano curare è indubbio, ad oggi almeno 500 alberi erano secchi o sembravano tali e sono rinati grazie a delle cure tradizionali che sta portando avanti l'Associazione Spazi Popolari, quindi questo è sicuro, le ho viste con i miei occhi, le ho documentate. Anzi, tu mi dicevi che probabilmente è proprio l'incuria la causa della malattia di queste piante, perché se gli ulivi hanno queste forme così contorte, dipende proprio dalla cura che gli uomini gli hanno dedicato nel corso dei secoli, perché quei buchi che si fanno sono buchi fatti proprio per togliere le parti malate, giusto? Sì, esatto, gli alberi d'ulivo vivono in simbiosi con l'uomo e la forma contorta degli alberi racconta di questa simbiosi secolare, perché quando il tronco viene attaccato da funghi o dal rodilegno, con una tecnica che si chiama slupatura, i contadini e gli agricoltori eliminano le parti malate e le disinfettano anche con il fuoco. Perfetto. Quindi, e perché c'è questa incuria da parte dei contadini? C'è questa incuria perché da diversi anni l'Unione Europea ha scollegato gli incentivi che arrivano appunto dall'Unione Europea dalla produzione di olio. Significa che i soldi agli agricoltori, ai piccoli agricoltori, così come ai grandi, arrivano in base alla proprietà degli alberi, in base al fatto di possedere gli Cioè alberi e che non. fai olio o non fai olio, ti danno gli incentivi lo stesso? Esattamente, siccome la concorrenza dai paesi esteri, dalla Spagna, dalla Grecia, adesso anche dalla Tunisia è fortissima, i contadini, soprattutto i piccoli agricoltori, non riescono a contrastare questa concorrenza, Quindi la si manodopera prendono. costa troppo e non raccolgono le olive. Ok, perfetto. Allora, dicevamo quindi che questo è dovuto all'incuria. Poi l'altra grande bugia che ci racconta la Regione Puglia, quanto tu ci dici e quanto ci dicono altri esperti, è che sarebbe l'Europa ad aver ordinato l'eradicazione delle piante, mentre invece l'iniziativa parte dalla Regione Puglia, è corretto? Esattamente Sabina, io lo sto, diciamo, è tutta la procedura che sto studiando da un po' di mesi, da quando hanno messo su la macchina dell'emergenza. L'Europa viene descritta dalla Regione
Regione Puglia come un ente cattivo che impone delle soluzioni violente, mentre al contrario l'Europa chiede ai territori quali soluzioni adottare, in questo caso per risolvere il problema della xylella. I territori, in questo caso la Puglia, rispondono dando le loro proposte. L'Unione recepisce queste proposte ed emana una decisione di esecuzione, si chiama così, cioè una decisione che l'Italia, quindi in questo caso la Puglia, deve rispettare per eradicare il problema, per risolvere il problema. Ma la decisione l'ha presa la Regione Puglia, le soluzioni le ha indicate la Regione Puglia ab origine nel 2013. Esatto, tu quando è che ti sei insospettita e hai cominciato a interessarti di questa faccenda? Quando è emersa la questione dell'emergenza? Noi sappiamo che ormai tutte le volte che si parla di emergenza c'è truffa, giusto? In questo caso, Sì, in cos'è che non ti quadrava? Sabina, a me non quadrava il fatto l'anno scorso, perché parliamo del 2000, maggio 2014 quando ho cominciato a indagare e ho pubblicato questa prima inchiesta. Ho scoperto dei documenti che risalivano al 2010, quando si organizzava a Bari, da parte degli istituti agronomici che poi adesso stanno realizzando le ricerche sulla xylella, si organizzava un convegno intitolato Emergenza xylella, pericolo emergenza alle porte d'Europa. Di xylella non si era mai parlato in Puglia, in Europa, non era mai stata trovata in Europa. E nel 2010 si organizzava un convegno che diceva pericolo xylella alle porte, ma perché? Con uno studioso dell'Università di Berkeley, che poi, dopo 3 anni, nel 2013, quando si è cominciato a parlare di xylella e di emergenza xylella, è stato chiamato dall'assessore Nardoni come il massimo consulente di xylella. Ma in realtà noi sappiamo benissimo che l'unico studioso che ad oggi ha dimostrato che non c'è la prova che la xylella faccia seccare gli ulivi, il professore Krugner dell'Università della California, non è stato coinvolto nelle ricerche. Perché? Perfetto. Bene, ci sentiremo per le prossime puntate. Intanto tu stai facendo, girando un piccolo documentario e c'è un crowdfunding e possiamo tutti contribuire a che questo documentario venga portato a termine e nell'articolo metteremo il link. Un Grazie documentario Sabina. che sarà visto dove? Su internet o intanto su internet, giusto? Sì, Sabina, il documentario lo vorrei finanziare, ho lanciato il crowdfunding con buonacausa.org, quindi tramite la piattaforma cercherò di finanziarlo e sto per concludere un instant book, cioè l'inchiesta su cui sto lavorando da un anno sulla macchina dell'emergenza della xylella, Ottimo, costruita a ottimo. tavolino. E noi lo finanzieremo perché Marilu è sicuramente la persona più preparata su questo argomento. È quella che ha dato il via Grazie. a tutto. Arrivederci, a Grazie. presto. Ciao. Ciao.